I giovani di oggi possono trarre dal suo esempio una lezione, ma non una lezione che guarda al passato, ma delle indicazioni che guardano alla vita presente contro i pericoli che ci sono oggi, per difendere e attuare la Costituzione oggi, che anche vede il momento di oggi la democrazia in pericolo. Ecco, tutto questo c'è in questo messaggio e racchiude bene il senso di commozione che migliaia di persone hanno espresso oggi all'Ampi, ma non solo, per la scomparsa di Lidia. E penso che sia bello, perché vuol dire che la vita di Lidia rimarrà sempre con noi per indicare nuove frontiere di libertà. La cosa più bella, secondo me, che va ricordata di Lidia è il suo essere radicalmente donna e femminista, nel voler riscrivere giustamente al femminile la lettura della resistenza, della Costituzione, della società. E però lo faceva con grazia, come solo una pacifista vera lo poteva fare.